Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Il caso Beatrice Luzzi è più caldo che mai, c'è chi dice che sia giusto che sia rientrata in casa e chi è contro, ecco quanto guadagna al GF. Beatrice Luzzi, la protagonista della Casa del Grande Fratello, ha catturato l'attenzione del pubblico con la sua presenza forte, la sua determinazione ma anche la sua onestà quasi talvolta spietata. Il suo ruolo da leader all'interno della casa le ha garantito una posizione di rilievo soprattutto agli occhi degli spettatori, ma ha anche generato controversie tra i compagni di avventura. La sua carriera, prima di entrare nella casa, è stata caratterizzata da diversi successi e conquiste. Tuttavia, è la sua partecipazione al Grande Fratello che l'ha portata nuovamente sotto i riflettori e che l'ha trasformata in un personaggio molto discusso, amatissimo dal pubblico e contestato dagli inquilini della casa. Beatrice si è distinta per la sua schiettezza nel commentare gli atteggiamenti degli altri concorrenti, questa sincerità ha generato diverse tensioni proprio con i suoi compagni di avventura tanto che questi la vedono come un vero e proprio nemico. Nonostante ciò, il pubblico l'ha accolta con affetto, riconoscendo la sua autenticità e il coraggio di essere se stessa in un ambiente così intenso e competitivo. Di recente, la vita di Beatrice ha subito una svolta incredibilmente drammatica, l'attrice durante la sua permanenza in casa è venuta a conoscenza della morte di suo padre. Il lutto ha investito la donna di un dolore profondo, portandola a prendere la difficile decisione di lasciare temporaneamente la casa del Grande Fratello per assistere ai funerali e stare accanto alla sua famiglia. Il rientro inaspettato di Beatrice Luzzi. La sorpresa sia per gli spettatori a casa che per altri partecipanti del GF, è stata grande quando, nonostante le aspettative contrarie, Beatrice è rientrata nella casa durante l'ultima puntata del lunedì. La sua decisione è stata oggetto di polemiche, con molti utenti del web che hanno contestato la scelta, sostenendo che avrebbe dovuto rimanere al fianco della sua famiglia in un momento così delicato. Tuttavia, Beatrice ha spiegato in puntata che il desiderio di suo padre era che lei continuasse la sua avventura nel Grande Fratello. Nonostante le contestazioni, la donna è rimasta fedele alla volontà del genitore e ha deciso di proseguire la sua partecipazione al reality show. Ovviamente per l'attrice, già abbastanza remunerata all'interno dello show condotto da Signorini, è stato predisposto un assegno con una somma davvero importante. La Luzzi non poteva che accettare. Il pensiero sul rientro in casa della Luzzi è tutt'altro che unanime. C'è chi in quanto grande fan della donna è molto contento di riaverla nel programma proprio in virtù delle sue qualità di giocatrice ma anche perché è un buon modo per non pensare alla sofferenza della scomparsa del papà. Altri invece sono assolutamente contrari per questa decisione, poiché ritengono che in questo modo non si è dimostrata rispettosa verso un lutto così importante. Intanto, le voci sul cachet di Beatrice nel Grande Fratello hanno iniziato a circolare, svelando cifre davvero notevoli. Secondo indiscrezioni, la Luzzi sarebbe pagata ben 15.000 euro a settimana. Se questo fosse vero, oggi avrebbe già guadagnato all'incirca 135.000 euro. Questa cifra diventa ancora più impressionante se si considera che l'edizione è stata prolungata fino a marzo 2024. Queste sono le premesse per il cachet della Luzzi. È possibile quindi solo immaginare quanto è stato offerto all'attrice per tornare in gioco dopo la scomparsa del papà, un mistero, dato che non è possibile conoscere la cifra precisa. Ma sicuramente qualcosa con un appeal particolarmente convincente per la queen della casa del GF. Ricordiamo che il Grande Fratello, oltre ad essere un reality, è anche un lavoro retribuito e i concorrenti ricevono uno stipendio. Beatrice, con il suo ruolo di protagonista, potrebbe essere tra i partecipanti più pagati, giustificando forse la sua decisione di tornare nonostante le circostanze difficili. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me.
Arrivederci, al prossimo video.